Ciao, oggi sono qui per farti vedere come faccio la mia skincare con i prodotti della linea Magignator. Abbiamo acqua micellare, latte detergente, siero contorno occhi e contorno viso e crema viso, diciamo alla bava di lumaca. Nel senso che la linea si chiama B-Snail, B come ape, snail come lumaca, perché sono i due ingredienti principali di questa linea che hanno l'azione anti-age, quindi per una pelle, diciamo, più radiosa, una pelle pulita e una pelle anche oltre che luminosa, diciamo, più giovane, perché lavorano con le loro proprietà sulle rughe, quindi le distendono, le rimpolpano, le nutrono e quindi diventa un viso molto più luminosa e giovane. Quali sono i passaggi che faccio? Allora, l'acqua micellare si può utilizzare con due azioni, come struccante occhi e come acqua micellare, quindi come tonico che va a chiudere i pori, perché il primo passaggio è quello del latte detergente, che è molto di più di un latte detergente, in realtà è una crema perché nutre profondamente, mentre fa la sua azione, diciamo, di pulizia. Agisce sul terzo fino al terzo strato del derma, quindi ne metto poche gocce. Ecco, e lo vado a passare sul viso. Escludo un po' la zona degli occhi perché lì passerò l'acqua micellare. Si sente al tocco proprio come se fosse vellutato. Pulisce in profondità perché apre i pori, va in profondità e pulisce tutto quello che sono le polveri sottili, gli agenti, diciamo, lo smog o anche il trucco. Si passa anche per il collo e décolleté. Una volta, diciamo, che abbiamo creato questa pulizia con il latte detergente, continuo a passarlo col dischetto, l'ho piegato, in modo che la pelle lo assorba perfettamente. Per chi invece ha una pelle grassa, consiglio di sciacquarlo con un po' di acqua. È proprio liscio e setoso. Ok. Adesso passo un dischetto asciutto, così da rimuovere ogni traccia. Adesso andiamo a chiudere i pori con l'acqua micellare. L'acqua micellare, ecco qua, qualche goccia. Se avessi il trucco negli occhi farei così, metterei il dischetto appoggiato qualche secondo per sciogliere il trucco e poi rimuovere delicatamente. Siccome non sono truccata, semplicemente vado a detergere. E poi un bicchietto sulla pelle. Questa è una sensazione proprio di freschezza perché l'acqua micellare con i suoi principi attivi, sempre bava di lumaca e veleno delle api, riesce a ottenere questa freschezza al viso, a donare questa freschezza. Inoltre la va lasciata così asciugare, evaporare tranquillamente in modo che i suoi principi attivi rimangano proprio sul volto. Dopo qualche secondo possiamo andare a mettere io utilizzo la vitamina C perché è ottima per idratare per tutta la giornata la pelle. In più la vitamina C, essendo acido assorbico, può agire anche sulle macchie. Se ne mettono pochissime gocce, vedete? Così. Ecco, e si con i polpastrelli si tampona un po' in modo da farlo assorbire. Funziona anche come primer, quindi dà un colorito al viso omogeneo, mentre la pelle per tutta la giornata rimarrà a lungo idratata. Una volta che la pelle si è assorbita anche la vitamina C, possiamo procedere con il siero anti-age, quindi il siero contorno occhi e contorno labbra, perché si insiste un po' di più sulla zona delle rughe d'espressione o rughe vere e proprie. Per esempio, qua. Un po' qui. Un pochettino sulla fronte. Una volta che l'abbiamo messo, andiamo a massaggiare
in maniera, così, in maniera circolare, così da penetrare perfettamente all'interno. Poi andiamo nel senso opposto della ruga. Nel senso qua, per esempio, abbiamo una piega così, allora lo andiamo a inserire in modo da distendere la piegatura. Il siero ha un'azione prolungata al rilascio graduato di 48 ore, quindi lo metto oggi, non servirà che lo rimetto domani. Dopo una buona pulizia del viso, la pelle è pronta per ricevere tutti i benefici del siero. Massaggio anche sul collo. Una pelle perfettamente pulita e nutrita. I prodotti della linea Magic Nature sono veramente fantastici. Sono una linea senza petrolati, senza parabeni, con ingredienti naturali per una pelle visibilmente più giovane. E con questo oggi ho finito. Domani faremo un altro video. Ciao!